Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati. Scelte fedi non convenzionali. La cantante ha detto sì dopo 18 anni d'amore alla sua dolce metà. La figlia ha portato le fedi davvero originali. Laura Pausini ha sposato Paolo Carta. Oggi. La cantante ha detto sì a sorpresa stamattina. Il matrimonio si è celebrato martedì 22 marzo 2023. Eppure erano diversi gli indizi che ha lasciato su Instagram nelle scorse ore. Innanzitutto ha postato tra le storie un'immagine in cui si vede un cartello appeso alla porta con su scritto: "Non disturbare". Poi ha postato, stavolta sul feed, un'altra immagine in cui si legge una bellissima promessa di matrimonio. 9 ore fa, poche ore prima delle nozze quindi, ha pubblicato la sua promessa d'amore a Paolo. Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia c'è già tutto ciò che vuoi davanti a noi. Nella didascalia solo una data. 22 marzo 2023. Quella del matrimonio di Laura Pausini e Paolo Carta. E poi questa mattina, verso le 10, ha pubblicato una foto dopo aver detto sì. Dunque si sono uniti in matrimonio ben presto oggi. E non si può pensare che invece sia accaduto ieri, visto che lei stessa ha scritto 22 marzo 2023. Di foto del matrimonio di Laura Pausini e Paolo Carta ce ne sono diverse in verità in giro sui social. Alcune le ha già postate lei tra le storie. Per esempio una in cui si dirige verso l'altare e davanti a lei c'è la figlia Paola, che a differenza della sposa ha scelto un abito bianco, con gonna un po' ampia, da damigella. Si sarebbero dovuti sposare nel 2021, ma hanno preferito rimandare a causa del Covid. Oggi Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati. Con rito civile pare. Si sono detti sì davanti a una distesa di candele e circondati da fiori. E da oggi portano al dito la loro fede. Anche questa davvero molto originale. Né oro giallo, né argento, né oro rosa. Le fedi sono nere.